ciao raga. Allora, Vin Diesel in questo momento non è con me perché lui ha preferito, avevo semplicemente dimenticato di metterlo dietro. Prima di iniziare provate a fare questa magia, provate a cliccare il mi piace e automaticamente il pollice dovrebbe diventare blu. Detta questa storia, come sapete, da qualche giorno è uscita la canzone In The Town di Capri Ponte. Ho deciso di aspettare un attimo a far uscire questo video, intanto perché ero a Barcellona, quindi non ho potuto montare questo video, perché quando è uscita la canzone di Capri Ponte ero a Barcellona. Secondo, perché non potevo farvi vedere delle clip, non volevo spoilerarvi nulla. Ci tengo a precisare che questo video non è un clickbait, anzi, quello che vedete nel titolo mi è successo veramente. E adesso scoprirete il motivo per cui in realtà questo occhio ce l'ho ancora. C'è stata una ragione, adesso poi lo andremo a scoprire insieme. Comunque, allora, mia nonna non l'ha ancora sentita sta canzone, non ha ancora visto il video, e quindi vorrei un attimo, prossimo video, andare a farle vedere il video proprio in live, perché lei non sa neanche che è uscita sta canzone. Dovete sapere comunque è stata un'emozione gigantesca, perché quando tu soprattutto sei fan di un qualcosa, di una persona, di un artista fin da bambino, e poi dopo qualche anno ti ritrovi a comparire in un suo video. Soprattutto perché da gennaio, nel 2017 abbiamo fatto veramente tantissime cose. E diciamo la canzone con Gabri Ponte è stata probabilmente l'apice di tutte le cose fighe che potevano succedere quest'anno e devono ancora succedere, quindi diciamo che è stata un'emozione gigantesca. Al di là di tutte le cose che poi sono successe dentro il video, però ritrovarsi con quella qualità, con quel livello di montaggi eccetera all'interno di un video di Gabri Ponte, l'avrete visto probabilmente già da Giampi e o da Mike, quindi non mi starò a dilungare troppo nel raccontarvi delle cose. Comunque abbiamo registrato la nostra parte di video a Cowboyland, che è un posto vicino a Voghera, se non sbaglio, è praticamente un parco a tema dove c'è questa ambientazione western. Tra l'altro, ragazzi, ma io mi sono visto col cappello, vestito come... cioè, ero Chuck Norris! Chuck Norris, Vin Diesel ero! Cosa? Questo sì, guardate, un volante molto molto performante. Un cambio a 6 rapporti manuale. Ti vedo assonnato. Minchia, ho dormito 4 ore. Io ho dormito nella stanza delle puttane. È stata un'esperienza sensuale. Praticamente gli ultimi 3 canali erano 3 canali pornografici in chiaro. Veramente? In chiaro? Ma tu perché non ti sei messo a dormire e ti sei messo a guardare le zozze? I porno. Devo lavorare. Giorgio le prese con un tavolino che non si chiude. Ti rubo le scarpe. Comunque lì c'eravamo di... Basqua. Ragazzi, queste sono le scarpe di Giovanni. Aspetta. Ah, ma è un clickbait. A un certo punto, praticamente c'erano queste oche. Praticamente quando tu ti ritrovi in questo contesto un po' far westico, un po' texano, devi parlare anche con gli animali. C'è proprio questo istinto nel cercare di assomigliare agli animali. Quindi un'oca, per parlare con un'oca devi essere oca, devi pensare come un'oca. Tutti silenzio. 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 Aspetta che Giampi prova a parlare con i suoi simili. Silenzio. Te l'ho detto, uguale. Allora ragazzi, io farò il cattivo. Giampiero voleva fare la parte dello scagnozzo. Lui è proprio tipico scagnozzo dei film western. Tipicamente alto meno di 1,50 m. La voce è abbastanza acuta. Morirà alla prima scena, purtroppo. E poi c'è il buono, che è Giorgio Muratore. Lui è il compagno, il compare dello sceriffo, credo. E lui sarà il buono. Dovrà dare la caccia a me. Caccia anche al banchiere che ama farsi selfie. È un banchiere moderno, sì. Allora? Che fai? Giovanni farà l'indiano Navi. Ragazzi, camper è entrato nella sua parte. Lui che uccide i bambini.
Dategli una canna da pesca. Lo sceriffo della città è qui. Dobbiamo interrogare questi due banditi. Abbiamo trovati a comprarsi views e iscritti per andare in tendenza. Allora, non ti dirò mai dove ho comprato i miei iscritti. Se no te li compri pure tu. Come fai ad andare in tendenza? Dimmelo. Dillo in slow motion. Dimmelo in slow motion. Pietro, fai una scena tipica di uno scagnozzo per rompere i guai. Con te. Non mi ha visto. Non mi ha visto. Aggiungi il trucco, aggiungi, non basta così. Pausa pranzo. Ho registrato fino ad adesso, da stamattina. Come sapete, questo è il backstage della canzone In The Town di Gabry Ponte. Il video è venuto fighissimo, stiamo facendo delle riprese epiche. Abbiamo fatto delle foto spettacolari che vedrete poi su Instagram. Guardate come sono conciato. Se mi date degli artigli sembro Wolverine. Ecco, l'ultima scena si girerà qui. Golosa, invitante, e qui là non mi spingo. Ragazzi, abbiamo un problema. C'è Dexter che ha la pistola carica e ha tirato indietro il grilletto. Potrebbe sparare. Scusa, dai, mostra la pistola. Occhio. Raga, la cosa impressionante che mi ha colpito veramente tantissimo è che praticamente noi per registrare quei 50 secondi di video che avete visto, che alla fine sono pochi rispetto il lavoro che c'è dietro, perché noi abbiamo iniziato le riprese circa per le 10 di mattina e abbiamo finito le riprese praticamente senza sosta alle 7 di sera. Quindi abbiamo lavorato praticamente 9 ore consecutive per registrare 50 secondi di video. Io ci sono rimasto. Un video musicale per un film, per tutte queste cose abbastanza complesse, per 50 secondi ci vogliono 10 ore più il montaggio, più per quei 50 secondi ci saranno volute una settimana almeno, perché la qualità veramente di questo video è devastante, cioè ha superato ogni mia più rosea aspettativa. Adesso ragazzi stiamo andando a registrare la seconda parte. Io sono un incrocio tra Wolverine e Chuck Norris. Ciao, sono Maurizio, vengo dal Brasile. Qua, sono qua su questa via ad aspettare il prossimo cliente. Arriviamo alla parte importante di questo video, al motivo per cui voi avete aperto questo video. Allora, non è un clickbait. Vi spiego com'è stato organizzato il tutto. Allora, su 8 persone, quindi 8 illuminati, avevamo 4 pistole non cariche finte e 4 pistole vere con i bossoli che sparavano fuoco. Cioè, praticamente quando voi sparavate usciva la fiammata lunga così. Avevamo le pistole cariche io, Brazzo, Dexter e Mike, se non sbaglio, forse Murri anche. Murri aveva pochi proiettili. Comunque io, Dexter, Mike e Brazzo avevamo la pistola completamente carica, perché dovevamo sparare un po' di più rispetto agli altri. Non mi chiedete il motivo, avevamo più proiettili, dovevamo sparare di più. Che cosa è successo? Ciò che culo che non è successo. Guardate che cosa è successo. Fermo. Sinistra. Vai a sinistra. No. Oh, porco. Oh, Giorgio. Occhio, ci sono i proiettili veri qua. Pazzo. Porco due. Sei un pazzo, mi stavi sparando in faccia. Tipo... Compa, mi stavi ammazzando. Perché ha beccato quello vuoto. Non ci credo. Te lo giuro. Oh, fra. Come vi dico, ho sparato, vero? Fra, ci forse sono ce n'è uno vuoto. No, no, fra, era quello vuoto. Che culo. Cioè, non ci credo. Fra, tu sei un pazzo. Va lontana sta cosa. Qualsiasi cosa tu tocchi e rompi. No, raga. Cioè, raga, mi stava ammazzando quasi. Giorgio mi stava facendo questa cosa a 10 cm dagli occhi. Giorgio ha sparato con questa pistola pensando fosse quella senza proiettili. E ha avuto il culo che lui sparasse. Lo vedete quello nero lì? Quello nero lì è il proiettile che lui, per fortuna, ha preso. Quindi era quello che già utilizzato, che non è partito. Però così non è, perché anche oggi il bene ha vinto sul male. Io ringrazio veramente tutti, e soprattutto il fatto che anche questa volta ha deciso di non uccidermi. Allora, io adesso che ci penso e dopo che è successo, ho detto: che culo. Lui, pensando che gli avessi rubato la sua, che non aveva proiettili. Ragazzi, in quel momento io ho detto: ma sì, cioè, anche se me la punta nell'occhio, non sparerà. Tira sul grilletto e mi spara. Durante la registrazione del video, praticamente dovevamo sparare un colpo. Tra le varie scene che avevamo, io, Brazzo e Camper, che eravamo sulla parte sinistra del video, la prima scena dovevamo sparare solo un colpo. E quindi io avevo 6 proiettili, di cui solo uno sparato. Quando Giorgio ha sparato, ha beccato. Non so per quale ragione, ragazzi, non so, probabilmente avevo girato il caricatore, perché come vedete c'è solo un proiettile sparato. Non so come sia potuto succedere, comunque o si è inceppata o ha girato sul proiettile, per fortuna già sparato. Cioè effettivamente potevo farmi molto male, non, forse non perdere un occhio, però
O forse sì. Non pensava che la mia pistola fosse carica e quindi, cioè, non è colpa sua, Giorgio, ti voglio bene. A tutti i visualizzatori di Stormy, volevo dirvi che quindi ragazzi, questo è un po' quello che è successo durante il video di Gabri Ponte, a parte questo incidente che per fortuna non si è tramutato in un incidente. Commentate intanto qua sotto con una parola a caso più hashtag Stormy e poi andate sul video di Gabri Ponte e andate a commentare sempre con una parola a caso con scritto hashtag Stormy. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccate sulla campanella per trasformare questo canale in una chiesa e noi ci vediamo in un prossimo video.